Successo anche quest'anno per la Terra delle Meraviglie, festa di Coldiretti Mantova che si è svolta alla Foresta Carpaneta, dedicata ai bambini delle scuole che con Coldiretti hanno aderito al progetto di educazione alimentare. Oggi siamo qui alla terza edizione della Terra delle Meraviglie, progetto sostenuto fortemente da Coldiretti e portato avanti da Donne Impresa. Siamo riusciti a raggiungere 5.000 bambini sul territorio mantovani e oggi qua la presenza attuale in questa giornata meravigliosa siamo a 1.200 bambini dell'attuale percorso fatto in questa provincia in questo anno. Questo progetto noi l'abbiamo fortemente voluto e sostenuto come Coldiretti perché crediamo che comunque il percorso di comunicazione passa attraverso le scuole e i bambini accompagnandoli verso la cultura del territorio e il sostentamento della nostra agricoltura. Ricchissimo il programma dei laboratori organizzati da diverse aziende agricole. Ecco allora come fare un sale aromatizzato o come piantare una piantina, ma anche come conoscere i diversi insetti, le piante officinali, passando per i focus sul latte e zootecnia. Coldiretti Donne Impresa ha svolto un importante lavoro. Ci siamo recati circa in 240 classi degli istituti scolastici della nostra provincia per portare quello che è la nostra agricoltura, l'agroalimentare mantovano e tutto il nostro territorio. E almeno un paio di incontri sono stati svolti in presenza in classe per poi proseguire con ogni gruppo classe nelle aziende del territorio per far vedere che il rapporto, il dialogo che si è iniziato a scuola in classe con i ragazzi trovava poi un riscontro effettivo reale all'interno delle nostre aziende agricole. Ed eccoci oggi alla Foresta della Carpaneta per concludere questo grande percorso iniziato ormai a settembre e giunto al termine. 28 le postazioni, 236 le classi partecipanti per un'intera giornata all'aria aperta, a chilometro zero. Al mattino le scuole, mentre il pomeriggio era dedicato alle famiglie. Coldiretti Mantova investe sull'attività di educazione alla campagna amica nelle scuole. Quest'anno numeri da record, ma non numeri da record oggi, numeri da record per tutte le classi che da settembre del 2023 fino ad oggi hanno avuto l'esperienza di ricevere educazione alla campagna amica. È un modo che Coldiretti ritiene ideale proprio per adempiere a quelli che sono gli obiettivi statutari, cercare di portare reddito alle aziende agricole, insegnare ai bambini a cercare il prodotto agricolo italiano che si trasforma in cibo sugli scaffali, è il modo migliore per fare bene alla nostra agricoltura e alla nostra società.